È stata la mia primissima esperienza di scuola di scrittura, anzi non mi ricordavo neanche più la scuola in generale, come era fatta. L'ho desiderata tanto e sono felicissima e non vorrei che fosse già finito. E in pratica è un percorso che ho iniziato e non voglio mollare assolutamente, voglio andare avanti, riprendere anche le cose che abbiamo già visto, riguardarmele con calma, recuperare un po' il tempo anche che non ho avuto durante questo periodo, per sfruttare tutte le cose che per me erano notizie che arrivavano, non so, a tutto tondo, proprio a 360 gradi. E una parola che ha detto giustamente Barbara poco fa, il viaggio, no? Cioè è stato un bellissimo viaggio che è proprio solo l'inizio del cammino. Io avevo bisogno di tutti voi praticamente, nessuno escluso, e come di una garza, di un filtro, perché adesso salta fuori, no, la parte della Cenerentola che non voglio nominare, che però la mia indole, no, la fa saltare fuori. E, essendo un desiderio che avevo da bambina, quello di imparare a parlare anche e comunque di sentire anche, cioè la comunicazione in generale, quindi ascoltare e sapere anche cosa dire in tanti casi o sì, sciogliere un attimo dei nodi. E per me è importantissima, cioè questa garza che mi aiuta anche a imparare a leggere, a comprendere le cose in sostanza, proprio come un percorso che fa un bambino, però di un grande livello, per cui ci sono stati anche dei momenti che mi ha spiazzato. Infatti il mio strabismo si è accentuato di brutto. Ho gli occhi che divergono, ma sto cercando di indirizzarli nella giusta via, ecco. Comunque per me è stata una cosa grande. E anche a livello personale mi ha aiutato tanto e ha confermato delle cose che sentivo già dentro di me. Avevo questa sensazione, no, che ad essere un po', a prendere un po' più di sicurezza, a conoscere anche i pensieri degli altri, quindi ad allargare un attimo gli orizzonti, riesci a porti in un modo diverso anche con la tua vita. Quindi vai Virginia forever!